Sebastiano Barbato al servizio di professionisti ed aziende dal 1980. Grazie ad un'organizzazione efficiente in grado di dare consulenza e risposte ai bisogni sia di aziende che di professionisti e famiglie. Punto di riferimento per circa 5.000 clienti con i quali, forte di un team qualificato, riesce ad avere una relazione basata sull'individuo e non sul rapporto cliente-assicurazione. Frequentemente presso la nostra sede allestiamo ed organizziamo conferenze per sviluppare tematiche relative alla prevenzione contro eventuali ipotesi di danni sia a seguito di eventi naturali che ad opera di atti delinquenziali. Turbo Store, azienda leader nel settore dell'abbigliamento e delle attrezzature sportive, nasce per essere sull'intero territorio nazionale punto di riferimento per tutti gli appassionati del nuoto, della pallanuoto e della nautica in generale. L'abbigliamento tecnico disponibile presso il punto vendita è frutto di un attento studio del mercato alla ricerca dei brand in termini di materiali e di un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non solo, uno dei servizi erogati dello store è anche la fornitura di materiale tecnico alle diverse organizzazioni per l'allestimento e la gestione di eventi sportivi. L'unico Turbo Store sul territorio nazionale è a Termoli in via Molise 42. Per info e contatti 0875 631 222, oppure scrivici all'indirizzo email turbostore.info@gmail.com. Ci trovi sul web all'indirizzo www.turbo-store.it e su Facebook alla pagina ufficiale Turbo Store. Turbo, esperienza e qualità al servizio degli atleti. Per cambiare la tua casa, tasso fisso 1,50 per i primi 5 anni. Perché se dobbiamo sognare, facciamolo in grande. Passa in BPM, Banca Popolare di Milano, da 150 anni. Benvenuti tra le braccia di Morfeo, l'angelo del sonno. Morfeo è lo specialista dei sistemi di riposo. Materassi, guanciali, reti, per un riposo su misura. E oggi ti propone un'offerta imperdibile. Lo straordinario materasso matrimoniale Morfeo in memory foam a soli 199 euro. Dormire bene è essenziale per vivere meglio. E allora scegli il materasso Morfeo in memory foam. Il materasso che ha cambiato il mondo del buon riposo. Assicurati il miglior sistema di riposo. Chiama Morfeo. Buonasera, buonasera amici sportivi, amici di Controfuga, benvenuti per l'ultima volta stagionale nel nostro salottino.
201esima puntata, quella di Controfuga, sarà l'ultima appunto della stagione. Abbiamo seguito con il finire dei massimi campionati di pallanuoto, i campionati minori. Ieri c'è stato il grande successo della Zurich Barbato Cesport, che ha ottenuto la promozione nel campionato di A2. Sarà questo uno dei tanti temi che affronteremo in questo studio in compagnia degli ospiti che vado subito a presentarvi. Lei nasce nel 22 settembre del 1994, il 22 settembre del 97 viene fondata la società che porta il suo nome. Il 22 settembre di quest'anno ricorrerà il 20° anniversario della fondazione. La vado a salutare, presidente dell'Acqua Chiara, Chiara Porzio. Ciao Chiara. Ciao, buonasera. Grazie per essere con noi. Lei invece è nata e cresciuta proprio nella cantera giovanile della Carpisa MM Acqua Chiara. Quest'anno una grande stagione tra le fila della Rarinantes Bologna. Vedremo, le domanderemo quale sarà la sua prossima squadra, la prossima stagione. Grazie per essere con noi, Sara Centanni. Buonasera, grazie, ciao a tutti. Ciao Sara. Proseguiamo con lui perché è fresco di convocazione con la nazionale italiana Under 20 di Nando Pesci, sarà in collegiale, in common training a Budapest, più poi anche un torneo con i pari età di altre nazioni. Grazie a Mario Del Basso, giocatore della Carpisa MM Acqua Chiara. E passo dall'altro lato dello studio per fargli i complimenti di questo grande successo, di questa promozione. Napoli torna con una nuova squadra nel campionato di A2. Presidente della Zurich Barbato Cesport, Peppe Esposito. Ciao Peppe. Ciao, buonasera, e grazie per essere qui. Complimenti di cuore. Grazie, grazie. La settimana scorsa c'è stata la sentenza. Finalmente Carolina è libera di potersi tesserare con qualsiasi sodalizio voglia. Grazie per essere con noi, ne parleremo. Carolina Ioannou. Ciao Carolina. Grazie per essere con noi e poi vado a salutare il condottiero di questa Zurich Barbato Cesport, che ha traghettato fino al successo la società gialloblu, fino alla vittoria nella partita, nella finalissima con la Waterpolo Catania. Grazie per essere con noi, complimentissimi, Fabrizio Rossi. Buonasera, grazie, grazie a voi. Grazie ancora Fabrizio e complimenti. Facciamo vedere subito la grafica che abbiamo preparato proprio per la Zurich Barbato Cesport. Ben arrivati in Serie A2, un traguardo veramente importante, un frutto anche di una serie di scelte di programmazione attuate in passato, e quest'anno c'è stata la raccolta dei frutti, no, che sono stati seminati nel corso degli anni. Vediamo appunto il servizio che abbiamo preparato per la promozione della Zurich Barbato Cesport e poi ne parleremo in studio con gli ospiti. E alla fine finisce con il consueto selfie, quello che ha fatto da epilogo ad ogni vittoria maturata dalla Zurich Barbato Cesport in campionato. Questo però ha un sapore speciale, è il selfie della promozione scattato al termine della finalissima playoff vinta per 8-7 contro la Waterpolo Catania, finale di stagione da ricordare per il club vomerese, diversamente dalla squadra etnea, resasi protagonista in negativo di un episodio che ha costretto il direttore di gara Paoletti a sospendere definitivamente il match a 19 secondi dalla fine ed al risultato ormai acquisito. L'arbitro Filippini espelle Spampinato, che nervoso sale a bordo vasca e schiaffeggia la mano del direttore di gara facendo saltare via il cartellino rosso che gli era stato sventolato. Brutto episodio che non toglie nulla però al grande campionato disputato dalla Waterpolo Catania e dalla meritata promozione della squadra del presidente Esposito, che stasera ha trovato la forza di superare un momento molto difficile nella quarta frazione. Avanti 4-2 a fine terzo tempo grazie a 3 gol di Di Costanzo e alle parate di Turiello, il Catania trova la forza per ribaltare il punteggio andando sul 5-4 con Viola, Scuderi e Riccioli. A suonare la riscossa in casa Zurich Barbato e Femiano consegna a Porro l'assist del pareggio 5-5 con l'uomo in più ed in superiorità firma le reti del 6-5 e dell'8-6. Fondamentale anche il momentaneo gol del +2 di Ruocco. A 19 secondi dal termine il gol di Scuderi ad accorciare le distanze prima dell'espulsione di Spampinato. Al fischio finale tanti festeggiamenti da parte dei giocatori, dello staff tecnico e dirigenziale e del caloroso ma sempre corretto pubblico gialloblu che ha riempito le tribune della Scandone di Fuorigrotta. Grazie alla Cesport, Napoli torna in Serie A2 nella pallanuoto dopo 4 anni, quando la Canottieri Napoli conquistò la promozione nel massimo campionato al Pala Enel di Civitavecchia. 4 sono anche gli anni trascorsi dal sodalizio vomerese nel campionato di Serie B, prima della meritata promozione nella seconda divisione del nostro sport. E chissà che tra qualche anno anche la Zurich Barbato Cesport non possa ritrovarsi sull'Olimpo della pallanuoto nazionale. Questo è il nostro augurio.
E gli applausi proseguono anche qui in studio. Solo applausi per la Zurich Barbadoce Sport. Presidente Esposito, complimenti per questo traguardo. Ne parlavamo ieri. È il selfie più bello di tutta la stagione, no? Quello della promozione. Vero, insomma, queste sono immagini bellissime, insomma. È inutile dirle che l'ho viste stanotte tutte, sempre, insomma, scaricare un po' di adrenalina non è stata facile, non è stato facile. Sì, è stato il selfie più bello della stagione. Insomma, noi siamo partiti con l'obiettivo, insomma, di voler fare qualche cosa in più rispetto ai due anni precedenti in cui siamo stati nella competizione playoff. Siamo arrivati a 15-20 secondi dalla fine e non siamo mai riusciti a chiudere questo campionato. La nostra esperienza in Serie B nasce, come giustamente detto tu nel servizio, 4 anni fa, di cui 3 fatti in questa competizione playoff. Sì. Quest'anno abbiamo programmato un ciclo, da quando è venuto Fabrizio Rossi, triennale, che è programmato, diciamo, tra virgolette, consentitemi bene, certo, piccolo, perché noi siamo una società piccola, fatta a piccoli passi, ma solidi passi. Insomma, quindi noi siamo sempre al cospetto, diciamo, di quello che l'apporto finanziario rispetto a quelle che sono le società familiari, di cui noi, e io mi pregio di presiedere, rispetto, chiaramente, ai circoli che comunque, diciamo, giocano con i soldi dei soci e quindi chiaramente hanno tutto un altro discorso. Quindi io mi vedo molto in quello che, diciamo, e capisco molto in quello che l'acqua chiara di, sì, Franco, sì, perché quella società di Franco è una società come la nostra, una società familiare dove in primis ci si impegna e quindi chiaramente si sentono di più queste cose, le motivazioni forti. Io a volte mi lascio prendere perché sono un tipo molto sanguigno e l'avete visto. Che sei anche coinvolto, no? Coinvolto in primis, in quindi rispetto a quelle che sono cose. Sono contentissimo, siamo contentissimi, sono contento soprattutto per i ragazzi che stanno con noi da un ciclo, sì, da un ciclo anche di giovanile, e li ringrazio, gli diamo la possibilità di un palcoscenico importante come la Serie A e poi di tutti gli innesti che sono arrivati e hanno reso possibile, diciamo, questa promozione. Ringrazio anche coloro che quest'anno non stavano con noi e che hanno messo un tassello in quella che è la situazione degli anni passati, sì, che sono andati via. Oggi abbiamo raggiunto un risultato importante per la città di Napoli, abbiamo raggiunto un risultato importante per i ragazzi, per la società. Cerchiamo adesso, diciamo, a parte in questi momenti, di goderci la festa, ma cercare di programmare la situazione affinché questa società possa avere un futuro che non sia un futuro come magari hanno avuto altre associazioni che purtroppo sono arrivate e poi magari sono scese, ma cercare di tenerle questa società ai limiti, diciamo, della pallanuoto che piace fare a noi. Ecco, complimentissimi sicuramente, ma adesso ritorneremo sull'impresa della Cesport e parleremo anche nella seconda parte con alcuni di questi personaggi, questi giocatori che hanno contribuito a questo risultato. I complimenti di Fabrizio te li facevo già ieri, proprio subito dopo la partita, perché dicevo, l'allenatore bravo si vede anche nel come va a gestire un gruppo composto da giocatori esperti che magari hanno vinto anche tantissimo. Io penso a un Gigi Di Costanzo che ha vinto Scudetto e Coppa Campioni, con giocatori meno esperti o giovanissimi. Quindi saper amalgamare questo gruppo, queste due anime, formando un team vincente, è merito del manico, come si suol dire, dell'allenatore. Grazie Gianluca. C'è da dire che in effetti dei 3 anni questo forse è stato il più difficile, proprio per queste cose che dicevi tu. In realtà ho avuto l'apporto dei ragazzi che sono con me da 3 anni e che, devo dire la verità, hanno sofferto con me, con la società, col presidente, per raggiungere questo traguardo. Ringrazio ovviamente anche i nuovi innesti, i quali venendo da categorie superiori si sono subito immedesimati in questa realtà e si sono calati in questa realtà e hanno dato una grande mano ai giovani e una mano anche a me. Quindi un grazie va soprattutto a loro, che mi hanno reso più semplice, insomma, questo lavoro. Sicuramente. Io vorrei far vedere la prossima grafica. Chiara Porzio, l'abbiamo chiamata sguardo al futuro dell'Acqua Chiara. C'era anche questo parallelismo, no, tra Cesport e Acqua Chiara. Innanzitutto ti chiedo il tuo pensiero su questa promozione ottenuta da un club napoletano in Serie 2 e poi soprattutto anche una programmazione futura dell'Acqua Chiara, come intende muoversi da qui a breve. A nome di tutta la società Acqua Chiara vi facciamo i complimenti per questo ambizioso risultato che avete raggiunto, complimenti.
rivedendo quelle immagini mi rendo conto tutta la passione, l'ambizione che c'è dietro, il grande lavoro che avete fatto in questi anni. E nulla, a livello Acqua Chiara siamo una squadra tutta nuova rispetto agli altri anni, con tutti i ragazzi giovani, giovanissimi. Sì. Con mio zio alla guida che... Si è comportato bene o è a rischio esonero? No, si è comportato più che bene. Non possiamo fare ragionamenti a breve termine perché dobbiamo ragionare su un'ottica di medio-lungo. Abbiamo programmato in questi anni di crescere, chiaramente, perché è giusto che sia così, ma gradualmente, perché c'è bisogno di dare spazio a questi ragazzi e quindi piano piano, anno per anno, infondergli l'esperienza che hanno bisogno di possedere per raggiungere risultati importanti in Serie A. A livello di squadre napoletane, io diciamo vengo da... sono una tifosa della pallanuoto napoletana. Ho seguito mio padre quando era piccolo, c'è l'Acqua Chiara che diciamo porta il mio nome ed è tutto l'amore del mondo di mio padre messo in qualcosa di davvero lungimirante, perché come ambizioso diceva Esposito, non siamo un circolo, non abbiamo l'apporto dei soci, ma abbiamo tanta gente che ci segue e questa è la cosa più soddisfacente in assoluto, perché a livello finanziario si possono fare tanti discorsi, ma quando vedi la passione e la gente che lavora non c'è cosa più bella. È la vittoria più grande, esatto. No, forse questa. Al di vedere là la Scandone, anche le immagini che ho visto sono state meravigliose, tutto pieno, era poi una bella cosa. Ti riporta anche a qualche anno fa, no? Nel 2011 a Torino. A Torino, sì. Io ero molto piccola, mi ricordo benissimo. Sì, eri giovanissima, sì, sì. È vero. Mario Del Basso, con l'Acqua Chiara quest'anno è stato per te il primo anno, no? È stato il debutto con la galottina bianca-azzurra, chiaramente ti sei confrontato con tuoi compagni di squadra, hai avuto la possibilità di allenarti con un tecnico quale Pino Porzio che ha vinto tutto in Italia e nel mondo, che ti ha portato poi questo percorso anche alla convocazione nazionale giovanile. Sì, comunque ringrazio Pino per avermi permesso di allenarmi con lui e... quindi avermi fatto arrivare a questi livelli. E quest'anno abbiamo fatto un ottimo campionato, siamo cresciuti molto all'inizio dell'anno quando eravamo sfalsati, un gruppo diviso. Adesso abbiamo concluso l'anno, in tutti uniti, e abbiamo centrato il risultato. Quindi l'anno prossimo ovviamente si punta a far bene, anche perché la politica dei giovani ha dato i suoi frutti. Sì. Nel senso che la media di età dai 28 dello scorso anno ai 22 di quest'anno c'è cambiato poco a livello di differenza di classifica. Sì. Quindi se intrapreso il giusto percorso. Sì, questo è il giusto percorso, perché crescere con i giovani non solo si spende di meno, ma è anche molto più proficuo. È più proficuo sicuramente, così come bisogna, e vado alla prossima slide, che abbiamo chiamato Quo Vado, perché entriamo anche in clima mercato. Poi ad inizio seconda parte voglio dedicare uno spazio alla vicenda di Carolina. Però nel frattempo chiedo alle due atlete del nostro studio... Quo Vado? Dove si va? Sarà cent'anni. Io leggo sui siti web che hai offerte un po' da tutti. E alla fine che cosa è deciso? Ci vuoi svelare? Ci vuoi comunicare qualcosa? No, ancora non ho deciso nulla di certo. Sto valutando le situazioni e le varie proposte che mi hanno fatto e... Devo dire che l'anno scorso mi sono trovata benissimo a Bologna, quindi spero di fare quest'anno... anche una scelta che mi porterà ad essere comunque trattata bene, mi hanno fatto sentire a casa e di fare una bella scelta che mi porti a crescere e quindi ad avere buoni risultati e quindi a farmi crescere sempre. Però di più. Però è una bella soddisfazione il fatto che al termine di questo campionato sì, non me ci l'aspettavo. Sono tante squadre su di te. Fondamentalmente quindi. Non me l'aspettavo e quindi mi dà molta gioia, perché penso che di aver fatto un ottimo lavoro l'anno scorso. Sì. È stato comunque un anno difficile, perché è stato il mio primo anno fuori casa e quindi con tutte le problematiche che ho avuto. Certo. Comunque è difficile stare lontano da Napoli, non giocare più all'Acqua Chiara, che per me era la mia famiglia, la mia seconda casa. Quindi è stato difficile, ma da un'altra prospettiva penso di aver dato tutto. Certo, e quindi ora spero di raccogliere
Ecco, poi parlavamo di promozioni, Chiara è ripresente anche la promozione dalla 2 alla 1 delle, sì, delle ragazze a Scampia, sì, come no. Carolina, probabilmente io ho letto che potrebbe diventare anche una tua futura compagna di squadra Sara, perché per te il futuro si chiama Equipe Orizzonte. Hai trovato anche tu una famiglia lì a Catania. La propria famiglia sotto tutti i punti di vista. Diciamo, per me è proprio la situazione ideale, sia a livello pallanuotistico come allenamenti, l'allenatrice, tutto il contorno, le compagne di squadra che sono appunto perfette sia dal punto di vista pallanuotistico che anche al di fuori poi della piscina. Cioè, sì, ci sono state veramente molto vicine in tutti i momenti. E poi noi abbiamo sempre detto che è stata la sorpresa, no, il Catania di questo campionato, perché si aspettava questa fase di ricostruzione, ci aspettavamo che fosse più graduale. Sì, più graduale, soprattutto con tempi più lunghi, immediatamente siamo riusciti la vittoria nel derby. A giocarci la finale scudetto, sì, già dall'inizio comunque la vittoria nel derby col Messina. Speriamo di continuare ovviamente su questa scia nel riportare l'orizzonte ai vertici. Ecco, poi ovviamente mi voglio soffermare con te sul caso, no? Ormai è diventato un caso, il tuo, fortunatamente un finale con un buon esito. Intanto io voglio andare in collegamento telefonico, anzi no, tra poco perché volevo farti parlare, Presidente, con un tuo collega che sicuramente potrà spendere belle parole, perché poi parliamo sempre di sinergie, no? Le società devono avere sinergie, devono fare rete per crescere, per andare avanti, per aiutare il nostro movimento. Questa penso sia una prerogativa del nostro sport. Sicuramente, io credo che così come quando si compone una squadra e tra i giocatori sinergicamente si va avanti diversamente, così deve essere anche, credo, tra le società, perché non solo le società campane, napoletane e campane, sì, ma credo per fare un buon lavoro c'è bisogno di una sinergia anche tra tutte le società di pallanuoto, e in questo caso soprattutto tenendo insieme sia le società della cadetteria sia le società di A1 e A2, perché si dà forza a quello che può essere un movimento per poter dare la possibilità e la scelta di quello che si vuole fare per un campionato di pallanuoto, perché alla fine siamo noi che dobbiamo decidere come organizzare un campionato di pallanuoto. Quindi chiaramente anche credo la federazione non ha problemi a poter ricevere degli input dai diretti interessati, quindi credo che sinergicamente la prima cosa sia proprio mettere insieme tutte queste persone, fare rete, questa è la cosa più importante. Guarda, io ti interrompo perché mi fanno segno che abbiamo il collegamento telefonico, allora io lo vado a salutare nell'ultima puntata stagionale, un saluto speciale perché uno di quei presidenti che crede e che ha creduto da 2 anni nel nostro format, nel nostro progetto, un grazie di cuore al presidente della BPM Sport Management, Sergio Tosi. Ciao Sergio. Pronto Sergio, ci senti? Non ci sente. Sergio, ultimo tentativo, poi richiamiamo. Non c'è. Non, andiamo dopo con il professor Tosi. Nel frattempo continuiamo a parlare di CESPORT. Fabrizio, ieri ti chiesi qual è il momento chiave nel quale tu hai capito che questa squadra potesse fare il salto di categoria. Diciamo che sicuramente porsi la stessa domanda anche al presidente Esposito, entrambi mi rispondeste quella sconfitta con il Pescara. Quella partita vi ha dato la consapevolezza di fare quello scatto? Quella partita è stata paradossalmente importante nonostante la sconfitta, perché ci siamo riuniti il lunedì successivo e parlando insomma abbiamo cercato di fare un ulteriore sacrificio per migliorarci negli allenamenti, ci siamo confrontati, abbiamo parlato tanto e ci siamo posti poi questo obiettivo di arrivare ai playoff per poi dare il massimo nella parte finale, e devo dire la verità, i ragazzi sono stati molto bravi a fare questo ulteriore sforzo. Un ringraziamento lo faccio anche va fatto anche al preparatore atletico Vito Ascione che ci ha dato una grande mano in questo lavoro, quindi è importante ecco anche mettere risalto l'intero staff. Sì. Allora io vado nuovamente in collegamento sperando che riesca a sentirci Sergio Tosi, presidente della BPM Sport Management. Eccolo. Ciao Sergio. Pronto? Eccoti, noi ti sentiamo benissimo, tu ci senti? Vediamo.
Pronto, pronto. Pronto, Sergio, ci senti? Ci sei? Sento lontanissimo. Pronto? Ci senti lontano? Alziamo un pochino il volume, il nostro volume. Ci senti adesso? Se non ci sente, torniamo dopo. Sergio, ci senti? Vabbè, andiamo dopo, andiamo magari nella seconda parte, perché volevo chiedere a Chiara Porzio, Peppe Esposito faceva questo confronto con Acqua Chiara. Io ricordo che anche Acqua Chiara in pochissimi anni, diciamo dalla fondazione nel 97, poi nel 2011 il passaggio in A1, quindi è stato un lasso di tempo molto breve, dal 2011 al 2015 la finale europea. Questo lo diceva ad alcuni amici, non c'è nulla di più bello di ottenere un risultato meritato, cioè un qualcosa che viene ottenuta perché si è meritata, perché è stata programmata. E quindi ancora di più questo rafforzare questa idea, no, di paragonare Acqua Chiara a Cesport, ovviamente in dimensioni diverse. Sì, certo. Anche Acqua Chiara comunque a livello di programmazione si è proiettata, sì, avanti. Sì, alla fine nel momento in cui stabilisci degli obiettivi e fai di tutto per raggiungerli e stimoli la squadra, la società, eccetera, a crederci, è perché hai dei valori di fondo che sono fermi e condivisi da tutti. Ma tu quando nel 97 tuo padre alzava la Coppa dei Campioni avresti mai pensato, vabbè che eri nata da pochissimo, ma nel giro di qualche anno avresti mai pensato che poi l'Acqua Chiara in poco tempo sarebbe potuta arrivare fin lì? È una domanda... Obiettivamente. Cioè col senno di poi. Col senno di poi. Col senno di poi, forse in così breve tempo non ce l'aspettavamo neanche noi, perché mi ricordo discorsi di mio padre a lungo tempo, ma è successo tutto così velocemente che forse neanche lui si è reso conto. Però quest'idea ce l'aveva da tanti anni, aveva da tanti anni l'idea di far crescere questo sport allungando la prospettiva. Napoli ha sempre avuto tre circoli molto forti e adesso grazie a società come l'Acqua Chiara, Cesport, eccetera, si stanno creando delle prospettive nuove e diverse che sia per gli atleti che per lo sport in sé sono di stimolo. Perfetto, allora noi ci prendiamo un piccolo break. Voglio salutare il presidente Esposito, che per un impegno già preso deve andare via, farà spazio, farà posto a due atleti. Saluto anche Fabrizio Rossi, complimenti, vi rinnovo gli auguri di cuore per quello che avete compiuto. Io vi ringrazio e ringrazio te, perché ho sempre, diciamo, tra virgolette, apprezzato il lavoro, perché oggi come anche la vostra professione è importante. Persone come te che vengono da questo mondo sono le persone giuste per poter promuovere il nostro sport. Ti ringrazio. Oggi è facile fare del giornalismo, si parla sempre del Napoli, le situazioni, ma chi non viene dal nostro mondo non può, diciamo, fare proselitismo affinché le piscine possano essere sempre piene come ieri sera. Grazie, grazie di cuore, e noi vi salutiamo, quindi vi rinnoviamo gli auguri e facciamo spazio a altri due tesserati Cesport, due atleti nello specifico, Femiano e Simonetti. Grazie a voi. A tra poco, a tra poco pubblicità. TurboStore, azienda leader nel settore dell'abbigliamento e delle attrezzature sportive, nasce per essere sull'intero territorio nazionale punto di riferimento per tutti gli appassionati del nuoto, della pallanuoto e della nautica in generale. L'abbigliamento tecnico disponibile presso il punto vendita è frutto di un attento studio del mercato alla ricerca dei brand in termini di materiali e di un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non solo, uno dei servizi erogati dello store è anche la fornitura di materiale tecnico alle diverse organizzazioni per l'allestimento e la gestione di eventi sportivi. L'unico Turbo Store sul territorio nazionale è a Termoli in via Molise 42. Per info e contatti 0875 731 222, oppure scrivici all'indirizzo email turbostore.info@gmail.com. Ci trovi sul web all'indirizzo www.turbo-store.it e su Facebook alla pagina ufficiale Turbo Store. Turbo, esperienza e qualità al servizio degli atleti. Sebastiano Barbato al servizio di professionisti ed aziende dal 1980.
grazie ad un'organizzazione efficiente in grado di dare consulenza e risposte ai bisogni sia di aziende che di professionisti e famiglie. Punto di riferimento per circa 5.000 clienti con i quali, forte di un team qualificato, riesce ad avere una relazione basata sull'individuo e non sul rapporto cliente-assicurazione. Frequentemente presso la nostra sede allestiamo ed organizziamo conferenze per sviluppare tematiche relative alla prevenzione contro eventuali ipotesi di danni sia a seguito di eventi naturali che ad opera di atti delinquenziali. Per cambiare la tua casa, tasso fisso 1,50 per i primi 5 anni. Perché se dobbiamo sognare, facciamolo in grande. Passa in BPM, Banca Popolare di Milano, da 150 anni. Benvenuti tra le braccia di Morfeo, l'angelo del sonno. Morfeo è lo specialista dei sistemi di riposo. Materassi, guanciali, reti, per un riposo su misura. E oggi ti propone un'offerta imperdibile. Lo straordinario materasso matrimoniale Morfeo in memory foam a soli 199 euro. Dormire bene è essenziale per vivere meglio. E allora scegli il materasso Morfeo in memory foam. Il materasso che ha cambiato il mondo del buon riposo. Assicurati il miglior sistema di riposo. Chiama Morfeo. Eccoci rientrati per la seconda parte di Controfuga. Vado a salutare gli ospiti della CESPORT che hanno sostituito invece i tesserati gialloblu che erano presenti nella prima parte di Controfuga. Alessandro Femiano, ciao Alessandro. Buonasera a tutti, ciao a voi. E Carlo Simonetti, ciao Carlo. Complimenti ad entrambi per la promozione, per il traguardo della promozione. Avete visto alle mie spalle, libera, la grafica che abbiamo deciso di dedicare a Carolina. Finalmente, direi. È stata un'odissea. È stato un anno molto lungo, quasi 9 mesi di frustrazione, di ansia, di... È stato un parto, sì, è stato un vero e proprio parto. Sempre a pensare, all'inizio pensavamo fosse una cosa che si potesse risolvere in tempi più brevi, per cui io comunque ho iniziato la stagione lì a Catania, allenandomi con la squadra. Sì. E sperando che da un momento all'altro appunto mi liberassero. E invece di volta in volta si vedeva che i tempi si allungavano fino a che abbiamo capito che probabilmente non sarei rientrata neanche per la fine del campionato. Però devo dire che diciamo il supporto che ho avuto sia dalla squadra, da tutti quelli che girano intorno all'equipe, che non sono solo le mie compagne di squadra, sì, e Martina e Tania, ma anche insomma quelli che ci sostengono proprio materialmente, tutte le persone che lavorano lì, e comunque anche la famiglia e tutte le persone che mano a mano sui social hanno dimostrato il loro apporto, sicuramente mi hanno aiutato molto nell'affrontare questa vicenda, diciamo. Questa vicenda. Mi hanno dato molta forza. Hai mai pensato che forse qualcosa potesse andare storto, forse la verità, perché alla fine poi il CONI ha deciso, per cui c'è la verità assoluta in quello che è stato deciso, che potesse andare in maniera diversa? Hai mai temuto per qualche il momento che fosse... c'è stato fino all'ultimo secondo perché comunque siamo sotto al cielo e visto anche diciamo il percorso che abbiamo affrontato nelle varie udienze, nelle varie decisioni momentanee che sembravano veramente inventate dal nulla, ho temuto che fino all'ultimo potesse andare storto, diciamo. Il timore c'è sempre stato, ovviamente. La speranza e la consapevolezza che io comunque la coscienza ce l'ho pulita e che in questa storia la ragione doveva essere dalla mia parte, questo l'avevo dall'inizio, però... Il problema è sempre questo, che poi una cosa può essere oggettiva o meno, ma poi i tempi della burocrazia, non solo sportiva,
in tutti i settori della nostra società sono sempre lunghissime, quindi fanno, c'è una perdita di tempo enorme. E sì, come si riparte da qui? Come riparti tu dopo questa, dopo quest'anno? Riparto molto arrabbiata, sicuramente. Questo non me lo dimentico, le sensazioni soprattutto alla Final Six, comunque nel vedere le mie compagne giocarsi un qualcosa di importante, qualcosa a cui ambisce qualsiasi giocatore, e non poter contribuire, non poter gioire, ma anche soffrire con loro. Mi ricordo la sensazione durante il quarto di finale col Milano, dove abbiamo rischiato molto grosso. Lì, però insomma, non vedo l'ora di ricominciare con grande entusiasmo. Con grande voglia. E noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo. No, assolutamente. Ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Ti abbiamo sempre seguito. Siamo stati sempre molto... Infatti ringrazio anche te. No, ma figurati, è perché pensavamo, speravamo che magari anche il nostro contributo potesse essere utile per arrivare alla verità, qualunque essa fosse stata. Quindi in bocca al lupo per tutto. Una tirata d'orecchie a Femiana del Basso per la scelta dell'abbigliamento, questo pantalone, anche un pinocchietto, un pantaloncino. È un pantaloncino, guardate. Femiano, la prima domanda che ti vado a fare, al di là del fatto della conquista della promozione, ovviamente, ma che cosa ricordi del campionato 1985-1986? Non era ancora nato, era ancora in programma. A parte gli scherzi, poi alla fine l'hai risolta tu ieri, sei stato quello che nel finale ha messo un'ipoteca importante. Io basta che lo guardo, non mi fa essere serio, incredibile. Alla fine ci hai messo una pezza a colori importantissima, perché siete stati bravi nel ribaltare nuovamente il risultato dopo che loro erano andati in vantaggio. Sì, dopo gara 1, dove non avevo disputato una grande gara, e ieri, diciamo, i primi due quarti non credo aver giocato al meglio. Sul 5-4 ho avuto un po' uno scossone, perché poi inizi a pensare ci potevano essere altri 10 giorni di allenamento, un'ulteriore trasferta, quindi... siamo entrati in partita sul 5-4, quindi sono riuscito a metterla dentro, ovviamente grazie ai miei compagni di squadra, perché là penso che chiunque la doveva mettere dentro. È stata una grande emozione, perché è stata 3 anni di dolori, perché siamo arrivati sempre a gara 3, abbiamo perso sempre di un gol, sempre più o meno all'ultimo minuto. 2 anni fa 50 secondi, l'anno scorso facemmo il gol, il meno 1 a 30 secondi dalla fine. E sul 5-4 abbiamo avuto un po' di paura, però fortunatamente è finita. Sembrava una maledizione. Invece è stata sfatata, no? Sì. È stato sfatato questo tabù, grazie anche al supporto, al contributo di tanti giocatori esperti. Perché fai così? Non... Diciamo. No, invece nel corso della stagione poi alla fine vi siete rivelati come fondamentali. E tu sei al primo anno... alla CESPORT, che società hai trovato al di là dell'obiettivo raggiunto, del traguardo conquistato? È stata innanzitutto, ho trovato una società buona, diciamo, molto sana, accogliente, diciamo, veramente una famiglia. Sì. Ho trovato un gruppo veramente fantastico. Femiano a parte. No, no. Anzi, devo dire la verità. Era uno dei più simpatici. No, è un grande imitatore. Sì, è veramente un bel gruppo. Ho trovato un gruppo bello, facile da... Sì, sì, per integrarsi. Diciamo, grazie a loro è stato tutto più facile. Però una su uno, no? Cioè, al primo anno, subito, dopo 3 anni che ci provavano, siete arrivati tu, Gigi, Fabio, diciamo, Pasquale. Che la società ha investito tanto. Sì, tanto, sì. I complimenti vanno alla società, al presidente, che hanno investito, ci hanno creduto. Per questo, alla fine, siamo arrivati dove dovevamo arrivare. Certo, è stato fatto quello che dovete fare. Non ci siamo mai nascosti. Abbiamo avuto sicuramente dei momenti di crisi. Però è stato, penso, solo una partita, quella di Pescara, perché abbiamo sbagliato solo quella. Però alla fine i valori poi si sono visti e ce l'abbiamo fatta. E sono usciti. Io farei vedere la prossima grafica, perché poi con il fatto che i campionati stanno terminando, i campionati maggiori sono terminati, lo sguardo per forza di cose, al di là dei campionati giovanili, va alle nazionali. Qualunque se siano, dalle maggiori a quelle giovanili. Innanzitutto, Chiara,
quest'estate ci sarà una particolare attenzione a Budapest ai mondiali, perché è vero che si tifa Italia ma si tifa anche Canada, visto che Pino Porzio, tuo zio, è il head coach, il commissario tecnico della formazione biancorossa. Sì, ho parlato con mio zio pochi giorni fa che si trova lì in Canada, i ragazzi sono molto motivati per fare bene, è abbastanza un parallelo con l'Acqua Chiara perché anche lì sono ragazzi giovani che hanno bisogno di fare ancora esperienza, però li vedo molto carichi, mi piacerebbe essere a Budapest presente a vedere quello che succederà perché non si sa mai. Poi era il primo mondiale, no? Da allenatore di una nazionale. Assolutamente sì. Ha giocato il preolimpico, ma sarà il primo mondiale ufficiale per Pino Porzio. Sara Centanni, anche a te aspetta una bella estate, perché c'è la Cina che ha un passo, che ti aspetta, no? Con la nazionale universitaria di Giacomo. Con la nazionale universitaria di Giacomo andremo a Taipei dal 15 agosto al 30 agosto. Ci siamo allenati con la nazionale maggiore nei scorsi giorni ad Ostia ed abbiamo fatto anche un amichevole lì, anzi a Prato è stato, dove praticamente abbiamo fatto un'inaugurazione di una piscina e ce l'hanno intitolata, l'hanno dedicata a due ragazzi che purtroppo ci hanno lasciato troppo presto. Ed è stata una bella partita perché lì le famiglie, il calore delle famiglie, il calore delle persone che seguono questo sport è risaltato e l'abbiamo sentito molto. È stata una bella esperienza perché giocare con ragazze contro e insieme, che io ho sempre seguito sin da piccola, che sono praticamente le dee della pallanuoto, si può dire così, e come Bianconi, Emmolo, Garibotti e tutte loro, è stata una bella emozione. Ma però che nazionale sta plasmando Giacomo Grassi a livello universitario? È una bella nazionale, c'è una bella squadra. Perché è molto giovane, no? Sì, giovanissima. Motivata. Sì. Siamo poche del 93 e poi del 94-95, siamo giovanissime. Ed è veramente un bel ambiente, un'area socievolissima. Le ragazze sono splendide perché comunque. E poi siamo quasi tutte amiche perché comunque siamo cresciute insieme. Anche nelle varie nazionali. Sì, nelle varie nazionali, nei vari collegiali, sì. E quindi ci conosciamo da tempo. E c'è stato anche un bel feeling in acqua con la prima partita che abbiamo disputato lì contro la nazionale. Speriamo ora di fare solo bene lì in Cina e niente questo. E poi magari ambire anche al salto dall'altro lato, no? Sicuramente, quello è sempre l'obiettivo principale. È chiaro, in bocca al lupo per questa avventura con la nazionale universitaria. Invece Mario Del Basso, dicevamo, sarai a Budapest, la nazionale Under 20 di Nando Pesci invece com'è? Ci sono 16 giocatori al momento, sono stati convocati per questo common training in Ungheria. Probabilmente si dovrà arrivare a, immagino, 13 giocatori ragazzi al mondiale. Che quest'anno è in programma il mondiale Under 20 in Serbia. Sì. E mi giocherò il posto con altri 15 ragazzi. Darò il meglio di me per Prego. Vai, prego. Darò il meglio di me per riuscire a essere convocato e andarmi a fare questo mondiale. Senti, insieme a te c'è anche il tuo compagno di squadra Carlo Sanchez. Sì. Quindi vuol dire che quello che dicevamo prima, no? I frutti sono stati raccolti. E invece ci sarà poi il dilemma portieri, perché ci sono tre estremi difensori di alto livello, no? Tre grandi ottimi portieri come Nicosia, Morretti e De Michelis. Sono tre portieri che potrebbero tranquillamente giocare nella massima categoria e si giocheranno il posto. E poi Nando è uno specialista nelle fasi finali di questi campionati, siano essi europei, siano essi mondiali, quindi è uno che non fallisce l'obiettivo. Sì. E io vorrei però andare al prossimo servizio, perché c'è un servizio particolare, speciale, che abbiamo realizzato. Siamo stati lo scorso weekend a Pescara, perché alle Naiadi, del complesso delle Naiadi, si è ricordato un grande come Gabriele Pomilio nell'anniversario, nel 30° anniversario della conquista dello scudetto del Pescara, poi scudetto che ha dato vita al triplete, no? Alla conquista della Coppa Campioni e della Supercoppa Europea. Questo è il servizio che abbiamo realizzato.
I ragazzi del triplete, così vengono chiamati a Pescara gli eroi della Sisley Pallanuoto che al termine degli anni 80 portarono la città del Delfino sul tetto del mondo. Il 1987 resterà negli annali dello sport l'anno che ha consacrato una cittadina di circa 120.000 anime come capitale mondiale della pallanuoto. Nell'estate di quell'anno infatti la conquista del primo storico scudetto ottenuto contro il Posillipo, nella stagione successiva poi la vittoria in Coppa Campioni contro i tedeschi dello Spandau Berlino e della Supercoppa Europea. Per celebrare il 30° anniversario da quell'impresa sportiva, la Pallanuoto Pescara ed alcuni componenti di quello storico gruppo vincente hanno deciso di organizzare una serata indimenticabile. Domenica scorsa, infatti, ai bordi della piscina olimpionica scoperta del complesso Le Naiadi, è stata allestita una vera e propria serata di gala con tanto di maxi schermo, palco celebrativo e foto storiche. Ospiti d'eccezione gli atleti e dirigenti che si resero protagonisti di quella grande cavalcata dal campionissimo Estiarte agli olimpionici d'Altrui e Pomilio e poi ancora Ballerini, Mundula, Rapini, Battinelli, Bertazzoli, Malara, Di Fulvio, Salonia e Papa, nonché i dirigenti Santomo, Bernardi e il dottor Tocco. Non solo, presenti all'evento anche altri atleti che hanno contribuito a rendere Pescara grande nella pallanuoto: Geppino D'Altrui, Francesco Attolico, Enrico e Francesco Mammarella, Roberto Calcaterra. Tra gli invitati anche il CT della nazionale italiana Sandro Campagna e l'intero staff tecnico del Settebello con tutti gli azzurri al seguito impegnati nella preparazione in vista delle Super Final di World League e del Mondiale di Budapest. Commovente infine il ricordo di due grandi figure fortemente legate allo sviluppo della waterpolo biancazzurra, Gino Pilota e Gabriele Pomiglio, storico dirigente del Pescara e dell'Ital Pallanuoto recentemente scomparso. Proprio Gabriele Pomiglio si era prodigato per l'organizzazione della serata celebrativa in onore dei successi ottenuti con la società che ha profondamente amato. Sono emozioni forti che rimangono dentro ognuno di noi e rimarranno per sempre, perché qui diciamo è stato come coronare un sogno, che Pescara non aveva questa tradizione, quindi è cominciato tutto dalla prima promozione in Serie A. Poi io penso che ci sia voluta una buona dose di capacità e ambizione per poter prendere il giocatore più forte del mondo quando stava in A2, quindi ad opera di Benetton e Santomo. Da lì c'è stata un escalation che ha portato fino al triplete e ha prodotto poi anche dopo scudetti, coppe, quindi diciamo che è veramente il sogno che è diventato realtà. 2-3 mesi fa, quando decisi di venire a Pescara e venni qua a fare un sopralluogo per la struttura, per gli spazi acqua, per gli alberghi, sentì Gabriele Pomiglio e mi disse: ma guarda, ti ricordo che quest'estate ci sarà il trentennale del primo scudetto, dovremmo fare qualcosa. Per cui l'ho detto qui all'amministratore delle Naiadi e con Gabriele e con Amedeo si sono iniziati ad attivare. Peccato che Gabriele non ci è arrivato, perché è una bellissima cosa, un ricordo di una squadra che ha fatto epoca nel mondo della pallanuoto, perché è una squadra che è senza grandi tradizioni e con una società imperniata dall'imprenditoria di Gabriele Pomiglio, che li ha portati ad avere certi budget e che ha permesso di prendere dei grandi giocatori, e tanti giocatori pescaresi sono anche nati, vari D'Altrui, Pomiglio, Papa, Rapini, quindi tanti giocatori anche di Pescara, per cui è una bella cosa onorare quella squadra e la memoria di Gabriele Pomiglio. Ecco, nel ricordo di Gabriele sicuramente è stato un momento di grande commozione alle Naiadi domenica, dove ad eccezione poi di Trumbic erano presenti tutti i protagonisti di quella grande cavalcata della squadra del Delfino, no? verso il tetto del mondo, ricorreva all'anno 87, poi anche quello 88. Sicuramente Gabriele Pomiglio, chiaro, una figura che mancherà non solo alla pallanuoto pescarese ma all'intera pallanuoto italiana. Sì, Gabriele era una delle persone che ho avuto la fortuna di conoscere più carismatiche e appassionate di questo sport. Abbiamo avuto la fortuna, e tu sai bene, di collaborare ad un progetto in cui lui ha creduto tanto e che siamo fieri di portare avanti, sì. come Acqua Chiara, partner di Yellow Ball, che appunto inizierà settimana prossima. E sì. Noi abbiamo, credo, anche qualche immagine di Yellow Ball, prego la regia di mandarle anche in onda. Yellow Ball che inizia il 25. Quest'anno con tante novità.
in quanto si tornerà a giocare a mare chiaro a mare. Colgo l'occasione per ringraziare il Borgo Marinari per averci dato la possibilità di realizzare questa ulteriore sfida, perché sono, aiutami tu a dire, quanti anni che non si gioca a mare, tantissimi. Sì, da una vita. Quindi sarà sicuramente una bella occasione per tornare a rivedere la pallanuoto in un contesto bellissimo che è il Golfo di Napoli. E avremo a disposizione la Scandone e il Tennis Hotel, che è appunto questa nuova struttura all'interno del cuore di Agnano. E nulla, Gabriele è stato la mente e il papà di questo progetto, in cui ci crediamo tanto, perché è un modo per avvicinare i giovani alla pallanuoto, allo sport, ai valori che la pallanuoto porta. Queste sono, diciamo, sì, un ricordo bellissimo di Gabriele. Veramente si è dedicato, ma fino alla fine, anima e corpo a questo progetto. Ricordiamo che è stato il papà, colui che ha dato il via all'Abba Wabba, colui che ha dato il via al Waterball World Festival, ha creato lo Yellow Ball, quindi veramente un po' il papà di tutti noi, di tutti questi format che favoriscono la promozione della pallanuoto attraverso la diffusione della stessa con i bambini, no? dalle prime fasce d'età. La Waterpolo People ha deciso di dedicare anche nello Yellow Ball un settore dedicato al femminile, alle categorie femminili. Femminile che è in grande crescita, settore femminile. E Carolina, addirittura io ho visto che Martina, Michele e Tania dedicheranno un intero anche camp, sì, un camp specifico proprio per il settore femminile nelle primissime settimane di settembre. Sì, hanno deciso appunto di provare questa nuova esperienza per loro, fare questo camp tutto al femminile, e credo sicuramente riuscirà bene, visto che loro sono due persone che in quello che fanno mettono vulcaniche, veramente l'anima, e si impegnano, hanno l'umiltà comunque di mettersi a imparare quello che non hanno, che magari fino ad ora non hanno affrontato. E sicuramente chi parteciperà a questo camp sarà molto fortunato, perché io quello che penso è che sia una fortuna poter allenarsi al cospetto di due donne come loro, ma non perché sia di parte, cioè, insomma, certo, sono, penso, dati oggettivi. Comunque hanno vinto tutto quello che si poteva vincere e ti sanno dare tanto anche sotto l'aspetto umano, veramente insegnamenti di vita notevoli e eccezionali. Sì, che noi stimiamo e apprezziamo proprio per la loro libertà. Sì, ed essere all'orizzonte è veramente mentale una fortuna. Da una parte vorrei esserci nata, perché è proprio una fortuna poter lavorare in quell'ambiente, dall'altra magari se ci nasci non ti rendi conto invece della ricchezza che hai nell'essere lì. Quando vieni da realtà magari più, tra virgolette, povere, nel senso dove non hai a disposizione tutti questi strumenti, tutti i mezzi che hanno loro, non ti rendi conto della fortuna che hai a crescere lì. Assolutamente. Poi, prima di chiudere, vado da Carlo e Alessandro per un'ultimissima considerazione sulla promozione della CESPORT. Come si riparte l'anno prossimo? Che cosa tu di campionati di A2 ne hai giocati tantissimi? Che differenza c'è tra la Serie B e la Serie 2? C'è una differenza piccola oppure c'è un ampio divario che deve essere colmato? Per me c'è un ampio divario. Parlo a livello tecnico, ovviamente. Oltre a livello tecnico, anche a livello di federazione, certo, spese, tasse gara, sì, iscrizione al campionato. Sì, ma anche già il fatto di giocare con un solo arbitro non è tanto facile. Sì. Io, devo dire la verità, non è che mi sono trovato a mio agio. Benissimo. Per questo, alla fine, c'è un bel divario, oltre anche quel divario tecnico. Giustamente, gli impegni, diciamo, gli allenamenti sicuramente saranno più duri, dovranno essere un po' più mirati e programmati. Per questo ora, adesso diciamo, sta tutto in mano alla società, certo, programmare il futuro, perché sicuramente non è un campionato di Serie B. Alessandro, il prossimo anno questa Serie 2? Penso che io, conoscendo un pochino il DNA della vostra società, credo che non sarà un campionato
che viene disputato semplicemente per la salvezza. Io penso che... Ma sicuramente, conoscendo il presidente, cercherà di allestire una squadra già pronta a salvarsi al primo anno con tranquillità. Le basi ci sono, perché quest'anno comunque abbiamo fatto 4 acquisti da 2, perché comunque Gigi, Carlo, Turiello e Fabio Runga sono giocatori di categoria superiore. Quindi l'anno prossimo credo che, cioè l'anno prossimo, penso già tra qualche settimana inizierà a circolare qualche nome. E quindi credo che si allestirà una squadra già forte, diciamo, al primo anno di A2. Ovviamente è un campionato completamente differente, c'è un divario bello grosso tra A2 e Serie B. Noi adesso ci godiamo questa promozione, poi appena sarà il momento vedremo cosa fare. Ecco, invece relativamente alla pallanuoto femminile in Campania, a Napoli, Sara, ci sono ovviamente realtà come Acqua Chiara, come Flegreo e come Volturno, in particolare l'Acqua Chiara, ne parliamo adesso perché giovedì scorso, sì, proprio mentre stavano giocando, noi eravamo in registrazione con Controfuga, ha dimostrato tutto il suo valore nonostante per un pelo sia stata eliminata dall'Imperia, che ha delle giocatrici, ne cito una su tutte, la Steber, di esperienza grandiosa. Sicuramente penso che tutto il lavoro che c'è dietro quella squadra è solo merito di Barbara Damiani, che personalmente mi ha insegnato tanto, e le ragazze hanno la fortuna di averla come punto di riferimento, perché lei non è solo un'allenatrice, lei è una maestra di vita. E quindi niente, le ragazze si sono, penso che hanno dato tutto in queste finali playoff. Nessuno se lo sarebbe aspettato. Sì, perché è una squadra giovanissima. È una squadra giovanissima che ha perso l'anno scorso me, Roberta Tortora, la Mancina Giovanna Monaco e Eliana Campora, che comunque è rientrata tardi. Non è riuscita a dare tutto il suo contributo, e stanno crescendo benissimo. Cioè, io sono felice di loro, perché sono tutte brave ragazze. E poi ti senti sempre una di loro, no? Sì, mi sento sempre... Sì, sempre la loro compagna. Infatti, quando hanno disputato i playoff, avrei voluto esserci anch'io, ma purtroppo... Vabbè. Non è stato possibile. Per quest'anno, poi chi lo sa, speriamo. Vedremo. Allora, noi siamo davvero in chiusura. Io voglio sicuramente salutare e ringraziare Sergio Tosi e Giorgio Iannuzzi. Sarebbero dovuti essere con noi in collegamento telefonico, ma avete sentito, ci sono dei problemi tecnici. Io però li vado comunque a ringraziare per il supporto che hanno dato alla nostra trasmissione, perché ci hanno supportato di allestire questo bel format televisivo interamente dedicato alla pallanuoto. Vado a salutare e ringraziare gli ospiti qui in studio, partendo da Chiara Porzio. Grazie Chiara, grazie per essere stata con noi. Ciao. Grazie Sara Centanni. Grazie mille a voi, grazie mille a te Gianluca. Grazie mille, grazie Mario Del Basso. Grazie a voi. Con l'occhio, una ditata nell'occhio, c'è l'occhio un po' rosso. Grazie Alessandro Femiano. Grazie a te Gianluca. Grazie a Carolina Ioannu. Grazie. E grazie a Carlo Simonetti. Grazie. Allora, visto che siamo in chiusura, io ho segnato, per non dimenticare, spero di non dimenticare nessuno, un po' tutti i nomi dei tecnici, degli operatori, di voi che siete dietro, ma che in effetti siete sempre in prima linea per l'organizzazione di questa trasmissione. Il mio grazie di cuore innanzitutto al dottor Pasquale Piccirillo, editore di TV Luna, a Rosanna Bove, a Salvatore Calise, ad Antonio Biscardi, alle ragazze della Publinet, Ivana Ricciardi, Pina La Croce, Vania Atria, ai registi Lindo Doria, Peppe Strazzullo, ai grafici Daniele D'Urso, Jenny Strazzullo, tecnico delle luci Tony Cappetta, i tecnici audio Carmine e Raffaele Pagano, gli operatori di montaggio e cameraman Pietro Villano, Peppe Trapolino, Salvio Luigi Turco, Federico Scatozza, Michele Abbate, assistente di studio Raffaele e Daniela Ravone, in segreteria Maria, Marco e Lina, e la messa in onda Biagio Scatozza, Paolo Rosa e Monica. Davvero grazie di cuore a tutti. Ringrazio anche gli sponsor che ci hanno affiancato, sono BPM Sport Management, Carpisa Yamamaya Acqua Chiara, Zurich Barbato Assicurazioni, Turbo Store di Giorgio Iannuzzi e Waterpolo Inside. Grazie davvero di cuore a tutti. Questa è stata la 201esima puntata. Abbiamo concluso la 201esima puntata, l'ultima puntata stagionale di Controfuga. Veramente una stagione pazzesca, dove abbiamo raggiunto risultati importanti. Picco di ascolti, tanta attenzione a livello mediatico, tanta attenzione anche da parte degli addetti ai lavori. Questo è stato veramente frutto
di tutta una serie di emozioni che speriamo vi abbiamo fatto provare nel raccontare lo sport che più amiamo, da malati pazzeschi di pallanuoto. L'appuntamento ovviamente è alla prossima settimana con Controfuga, in un mondo, quello della pallanuoto, dove si vive tanto di forma ma poco di sostanza, dove i veri valori, diciamo, abbiamo tanti valori ma li dobbiamo saper trasmettere, dobbiamo farli uscire. Io voglio dedicare questa stagione di Controfuga a tre persone in particolar modo: a Gabriele Pomiglio, a Paolo De Crescenzo e al mio papà, per tanti motivi. Vado a ringraziare, vi do appuntamento alla prossima stagione e come sempre vi auguro buone vacanze e buona Controfuga a tutti. Per cambiare la tua casa, tasso fisso 1,50 per i primi 5 anni. Perché se dobbiamo sognare, facciamolo in grande. Passa in BPM, Banca Popolare di Milano, da 150 anni. Sebastiano Barbato al servizio di professionisti ed aziende dal 1980. Grazie ad un'organizzazione efficiente in grado di dare consulenza e risposte ai bisogni sia di aziende che di professionisti e famiglie. Punto di riferimento per circa 5.000 clienti con i quali, forte di un team qualificato, riesce ad avere una relazione basata sull'individuo e non sul rapporto cliente-assicurazione. Frequentemente presso la nostra sede allestiamo ed organizziamo conferenze per sviluppare tematiche relative alla prevenzione contro eventuali ipotesi di danni sia a seguito di eventi naturali che ad opera di atti delinquenziali. Benvenuti tra le braccia di Morfeo, l'angelo del sonno. Morfeo è lo specialista dei sistemi di riposo. Materassi, guanciali, reti, per un riposo su misura. E oggi ti propone un'offerta imperdibile. Lo straordinario materasso matrimoniale Morfeo in memory foam a soli 199 euro. Dormire bene è essenziale per vivere meglio. E allora scegli il materasso Morfeo in memory foam. Il materasso che ha cambiato il mondo del buon riposo. Assicurati il miglior sistema di riposo. Chiama Morfeo. Turbo Store, azienda leader nel settore dell'abbigliamento e delle attrezzature sportive, nasce per essere sull'intero territorio nazionale punto di riferimento per tutti gli appassionati del nuoto, della pallanuoto e della nautica in generale. L'abbigliamento tecnico disponibile presso il punto vendita è frutto di un attento studio del mercato alla ricerca dei brand in termini di materiali e di un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non solo, uno dei servizi erogati dello store è anche la fornitura di materiale tecnico alle diverse organizzazioni per l'allestimento e la gestione di eventi sportivi.
l'unico Turbo Store sul territorio nazionale, e a Termoli in via Molise 42. Per info e contatti 0875 631 222, oppure scrivici all'indirizzo email turbostore.info@gmail.com. Ci trovi sul web all'indirizzo www.turbo-store.it e su Facebook alla pagina ufficiale Turbo Store. Turbo, esperienza e qualità al servizio degli atleti.